pensato da prima di formare il numero verde del suo telefonino e di collegarmi più tardi con lei, come lei stessa invita a fare, durante lo spettacolo a Milano. Poi ho preferito che ciascuno resti a casa propria, lei sul palcoscenico davanti alle sue platee entusiaste, io nello studio di cartolina. Lei è bravissimo, esilarante, inarrivabile e io devo spendere subito tutti gli aggettivi più lusinghieri di cui dispongo per due motivi. Il primo è che lei li merita davvero, una comicità mai inutile, sempre in sintonia con quello che accade. Il secondo motivo è difensivo, spero in questo modo di evitare la telefonata corale che lei dedica a qualche personaggio della TV o della cronaca e durante la quale la platea in coro, magistralmente diretta dal suo gesto, rivolge all'ignaro che ha risposto un invito molto esplicito e brusco, una parola, un imperativo ad andare, che nella televisione di oggi suona persino blanda se si ascolta quello che viene detto da mattina a sera, ma che chi le parla per quell'ipocrisia borghese che un tempo si chiamava buona educazione non vuole ripetere in TV davanti a più di 2 milioni di persone. Ecco, rischiando di entrare nell'elenco di coloro che riceveranno questo messaggio corale, vorrei azzardarmi a muovere a un uomo libero, intelligente come lei, caro Grillo, qualche obiezione. Forse se non altro degna d'essere discussa. E la prima è questa. Come fa lei ad assomigliare ogni sera alle sue platee, pur nel cambio di pubblico, di città, di società? Ci riesce centrando dei bersagli molto ovvi, inutili, comuni, una specie di minimo comune denominatore delle antipatie, peraltro finte antipatie degli italiani. Seconda obiezione, non nego il valore comico, liberatorio, una tantum di una bella imprecazione lanciata all'indirizzo giusto. Ma lei crede davvero che la sacrosanta rabbia, la furia contro i poteri, le corruzioni, le meschinità, le inefficienze, le arroganze, tutto questo venga soddisfatto, sanato da una trasgressione verbale, da un grido insultante da curva calcistica, trasformando magari per un solo istante il professionista, il funzionario e le loro signore in esseri urlanti e vituperanti, a scopi terapeutici, dice un giornale, ma io ne dubito. Che terapia è questa? È la strada maestra dell'illusione qualunquistica, dello sberleffo fino a se stesso, della vendetta anonima pronunciata da una poltrona in penombra. L'unico che si espone, che fa il suo mestiere, è lei. E poi siamo sicuri che questo lavacro di insulti a persone assenti, che per di più non rappresentano coloro che hanno mandato il nostro paese in pezzi, non finisca per benedire proprio quelle persone. Si sa che nulla è più ambito che ricevere una vignetta alle spalle, una parodia dietro la schiena, un'imitazione, ora magari un insulto. Le telefoneranno per chiederli. Servono molto, specie in campagna elettorale. Caro Grillo, le platee hanno di buono che cambiano ogni giorno. Ma l'Italia è sempre lì, eterna nei suoi errori e a prova d'insulto. Un saluto da Andrea Barbato.